all'acqua. Grazie Presidente, io oggi intervengo per correggere in parte quello che ho detto l'altra volta. Parlavo di emendamento porcata, ahimè si tratta di peggio. Esprimo oggi tutta la mia solidarietà al PD e all'onorevole Di Pasquale, perché vedo che sono oggetto continuo di trappole. Un'altra trappola è stata tesa ieri in Commissione Bilancio, dove è passato un emendamento che consente di costruire strutture alberghiere e agriturismi vicino agli aeroporti di Trapani e Comiso. Comiso, Soaco, presidente, il cognato dell'onorevole PD Di Pasquale, il quale appena si è accorto della trappola che gli veniva tesa ha immediatamente abbandonato l'aula perché non poteva votare l'emendamento incompatibile, però l'emendamento è passato. Allora a questo punto mi viene in mente che l'emendamento Scippa Royalties, che è con grande evidenza, io l'ho dimostrato, ho mandato le mie osservazioni agli onorevoli Assenza e Cancellieri, è stato scritto da un incompetente, da un grandissimo incompetente, che ha tradito la fiducia di questo nostro onorevole paladino di questa città. E perché sicuramente si sarà fidato di persona vicina a lui, ma oggi ho sentito altre corbellerie qui da area PD. E intanto il 70% delle royalties viene vincolato per spesa corrente, la stessa che sia io che alcuni consiglieri di prima diciamo che non si può finanziare con le royalties. E qui è scritto in una legge del regionale, è scritto una legge, l'ha scritto un incompetente, ma il deputato, scusatemi, qui io faccio a meno, che ne poteva sapere? E per esempio un'altra enormità, si finanzia la spesa socio-assistenziale con un'entrata straordinaria e aleatoria, si pensa persino di abbassare le tasse. E tutto questo purtroppo vincolerà il nostro potere sul bilancio, perché è l'unica cosa che è rimasta a questo consiglio dalle varie riforme amministrative. Ma l'incompetente che ha suggerito l'emendamento al nostro paladino a Palermo evidentemente non lo sapeva. È un emendamento da grandissimo incompetente, ma non ci meravigliamo tanto delle leggi regionali. Però guardate che è una trappola, la stessa trappola tesa su Comiso. Io spero che sappia sventare pure questa. Terza trappola, dovevano arrivare i soldi per il Corfilac. Hanno tagliato pure quello, Presidente. Ma se non è trappola questa, se non è inganno questo. E allora qui siamo tutti veramente degli ingrati da questo punto di vista. Io penso che le trappole non sono finite, perché mi sa, ahimè, che qualcun altro, favorito dal fatto che avrà delle consulenze competenti, probabilmente sbarrerà il passo a questo emendamento.